Bentrovati amici agricoltori, questa nuova puntata di Agrinforma. Siamo in fiera, lo vedete, a Verona in occasione di questa importante appunto occasione per mostrare come sempre i muscoli dell'azienda Battini Agri. Seconda puntata di questo 2018. Allora, Presidente Battini, è giusto prima di addentrarci nelle novità che appunto possiamo toccare con mano quest'oggi, ecco, fare un bilancio dell'anno passato e di quest'anno che appena ha iniziato. Abbiamo festeggiato da poco il 50° di attività e l'abbiamo festeggiato in un modo fantastico, perché abbiamo chiuso l'anno con quasi un più 20% rispetto all'anno precedente, quindi siamo veramente entusiasti. Un aumento così importante sicuramente non è facile farlo in un momento altrettanto difficile del mercato della meccanizzazione agricola in generale, ma fortunatamente le scelte fatte coi marchi ci hanno premiato. Qui a Verona mostriamo uno di questi marchi che ci ha dato un grosso input nel 2017. La Battini Agri è rientrata nel business della viticoltura, è rientrata, come hai detto tu prima, mostrando i muscoli, perché ha scelto l'azienda probabilmente più importante al mondo nella costruzione di macchine interfilari, soprattutto degli interceppi, e quindi qua abbiamo veramente dato tanto e abbiamo ottenuto tantissimo dai nostri dealer e soprattutto dai clienti che hanno testato direttamente le macchine. Abbiamo fatto un evento importante a giugno dell'anno scorso che abbiamo documentato con due o tre puntate. I risultati mostrando queste macchine arrivano sicuramente, perché appunto sono leader a livello mondiale, quindi speriamo che il 2018 sia sulla falsa riga del 2017. È iniziato molto bene comunque. Abbiamo fatto un gennaio fantastico, anche qua non pensavamo assolutamente, abbiamo quasi fatto il 30% in più rispetto al gennaio dell'anno prima, quindi le premesse sono ottime. Siamo partiti alla grande con i volumi di Industries David, abbiamo avuto la rete che ha recepito in modo fantastico le nuove strategie commerciali e le nuove tipologie di ordini prestagionali e programmati. Abbiamo fatto un'ottantina di macchine solo durante questi ordini. Se si considera che l'anno scorso abbiamo fatto quasi 200 macchine, siamo già al 30% del lavoro e non abbiamo ancora iniziato, quindi siamo veramente molto molto contenti. Ci sono anche delle novità dal punto di vista della rete Industrias David? Sì, abbiamo aggiunto altri 5 concessionari importanti, altri 4 se ne aggiungeranno nel 2018, perché da Fiera Verona diciamo si stanno creando le basi perché questi partano. È ovvio che più aggiungi dealer più teoricamente dovrebbe arrivare il ritorno. Il prodotto, come ho detto prima, è un prodotto che ti dà delle grandissime soddisfazioni, quindi riteniamo che il continuare a spingere in questo modo e il far vedere il prodotto in questo modo porti semplicemente dei ritorni sempre più importanti. Oggi lo vediamo comunque statico, ma l'hai accennato prima, e quest'anno lo toccheremo con mano proprio nello specifico. A giugno ci sarà un'altra edizione di Enovitis, quindi potremo così vedere le novità proprio lavorare. Sì, l'Enovitis è probabilmente l'evento più importante a livello nazionale che si fa su campo, e quest'anno lo faremo mostrando ancora di più i muscoli, come si è detto prima, perché ci sono grandi novità anche in termini di completamento di gamma nel mondo della viticoltura. Quindi sicuramente quello è un bel trampolino, ma ci sono altre attività un po' più piccole che abbiamo intenzione di fare, perché le aziende ci stanno chiamando, il prodotto appunto dà la possibilità a un viticoltore di comprare una macchina e di aggiungere a questa macchina diversi accessori senza investire ulteriormente, quindi questa è una cosa che fa molto scalpore, che ci dà possibilità di entrare in tantissime aziende. Anzi, a proposito di questo, è bello perché oggi sono presenti entrambi i fratelli Lopez, che sono appunto i titolari di Industrias David, e gli stessi li abbiamo visti anche così sistemare le attrezzature e anzi le pensano per il nostro mercato qua in Italia. Ma io ho trovato un'azienda fantastica, perché si presta tantissimo alle evoluzioni che ci sono in ogni mercato. Abbiamo un paio di esempi che poi al limite vedremo. Avevamo la necessità di avere un sistema indipendente autolivellante sui nostri chassis e ce l'hanno fatto in tempi record, e oggi lo mostriamo, ed è arrivata questa esigenza da un test fatto in Piemonte, particolare, in condizioni molto particolari. Bene, dopo un mese e mezzo presentiamo già la macchina, stiamo presentando una macchina molto importante nel mondo della cimatura, si sta cambiando un attimino la mentalità dei nostri amici viticoltori
motori, quindi si passa molto più velocemente dal coltello alla bilama. Se la bilama è fatta come la nostra, dove con questo brevetto riusciamo a fare le stesse velocità e tagliare in modo più preciso, abbiamo creato una macchina per trattori molto piccoli o di media potenza, dove la visibilità è perfetta, quindi non ci sono più montanti che ostruiscono appunto la visibilità, ma c'è la visibilità totalmente davanti all'operatore. Quindi, ripeto, siamo in mano ad un'azienda che è molto molto dinamica e ci segue tantissimo sul prodotto. E che guarda comunque anche al servizio che viene fornito ai clienti. Ovviamente per loro la scelta dell'importatore è strategica, perché se tu hai un importatore strutturato sicuramente riesci a fare tutto quello che ti serve per poter dare diciamo dimostrazione all'azienda che siamo veramente bravi e forti. È vero che non sono macchine complicatissime, che non esigono così tanta after sales, ma in ogni caso serve che dietro ci sia qualcuno. I corsi sono stati fatti, abbiamo 2 o 3 persone all'interno che sono già molto preparate in questo, quindi i nostri concessionari possono dormire sonni tranquilli, come si suol dire. Esatto, e poi parlando di novità, so che c'è un'acquisizione molto importante, sempre a livello comunque mondiale. Sì, l'ho accennato prima, Battini voleva completare il più possibile la gamma del mondo della viticoltura. Noi abbiamo visto che in alcune situazioni peccavamo di alcuni prodotti, abbiamo valutato attentamente, abbiamo deciso di partire probabilmente col costruttore più importante al mondo di Trincia, che è la TMC Cancela, nel nord della Spagna, vicino al Portogallo, un'azienda che ho visitato e che mi ha dato delle grandissime sensazioni di forza e di tecnologia. Quindi questa è sicuramente un'azienda innovativa che fa per noi. Loro hanno sposato le nostre idee, le nostre strategie che abbiamo per sviluppare questo business nuovo e in un attimo ci siamo accordati. Quindi adesso è ufficiale, insomma da gennaio siamo anche importatori per l'Italia di questo importantissimo brand. Dedicheremo delle puntate sicuramente a queste attrezzature. Sì, sono attrezzature molto particolari, per nicchie particolari, perché seguono, oltre che tutto il mondo agricolo, ovviamente del campo aperto, sono molto forti nel mondo della viticoltura, della foresta, dei sassi, quindi anche in aree dove ci sono questi problemi, mi viene in mente il sud Italia, fanno delle trince particolari per macinare i sassi e per interrarli, sono veramente molto avanti. Quindi è un'azienda che nel mondo della trinciatura copre il 100%. Tornando però al mondo vitivinicolo, è giusto così fare una panoramica del nostro territorio, perché lo ricordiamo, Battini Agri, importatore ufficiale per l'Italia di Industrias David, quindi a casa nostra come sta andando? Sta andando molto bene, i numeri stanno dicendo che gli ettari impiantati sono decisamente superiori a quelli dell'anno scorso, in alcune regioni importanti d'Italia come il Triveneto, come il Piemonte, come la Toscana e come la Sicilia, se parliamo di Sud Italia, si impianteranno quasi 4.500 ettari di vigneto in più. È evidente che se parliamo di Nord mi viene in mente il Prosecco, perché la fa un po' da padrone in termini di export e quindi i produttori anche piccoli stanno ottenendo dei risultati fantastici in termini di redditività, e quindi è ovvio che quando c'è redditività investono sempre di più in meccanizzazione, quindi tralasciano un po' il lavoro manuale. Quindi diciamo il mercato vitivinicolo in Italia sta crescendo e da qui al 2025 ci sono dati che ci fanno sperare in aumenti quasi a doppia cifra anno dopo anno, quindi davanti sicuramente i nostri amici viticoltori avranno anni veramente fantastici. Poi c'è il mondo del biologico parallelo, che sta invece vivendo un'esplosione già ormai da 2 o 3 anni e che ovviamente la vivrà anche per i prossimi 3 o 4. Qui le cifre sono addirittura quasi raddoppiate in termini di incremento e di share rispetto al totale, però in ogni caso è un mondo su cui siamo molto attenti. Tra l'altro David è fortissima nella produzione di macchine bio e lo stiamo vedendo appunto col ritorno che c'è in alcune aree d'Italia con queste macchine. Ricordiamo che comunque il Made in Italy è simbolo di qualità e quindi anche i consumatori di vino italiano pretendono questo. Beh, pretendono questo perché è giusto che sia così ed è una delle cose che ci identificherà nel prossimo futuro. È vero che siamo in un mondo globale, viviamo questa globalizzazione, ma in ogni caso il Made in Italy è il prodotto buono, concedetemelo, è sempre buono e quindi è visto in un certo modo. Quindi insomma abbiamo davanti in questo mondo veramente anni fantastici, dobbiamo semplicemente cercare di coprire al 100% le richieste dei nostri amici viticoltori con
più macchine possibili, perché ci sono ovviamente settori ancora che non sono al 100% meccanizzabili, ma questa grandissima evoluzione che c'è anche nella precision farming e quindi anche nel mondo della viticoltura sta secondo me mettendo in condizioni i nostri amici di avere veramente tecnologie importanti anche per coprire quello che in passato non sarebbe stato possibile. Hai parlato di precision farming, qua allo stand lo vediamo, c'è anche il totem di Topco, un altro partner molto importante, e insomma anche qua uno non pensa il vigneto con la precision farming, invece... Invece nella presentazione che abbiamo fatto dei Novitis l'anno scorso in campo abbiamo ottenuto diversi feedback e non nascondo che abbiamo venduto 2 o 3 impianti dedicati al vigneto, quindi se uno appunto in virtù di questo grande income che c'è in termini di redditività oggi stanno pensando veramente ad investire migliaia e migliaia di euro anche in questa tecnologia che una volta era costosa, molto costosa, oggi assolutamente non lo è più, e chi vuol fare veramente qualità lo fa anche attraverso questa tecnologia, perché le macchine con questa tecnologia performano molto molto meglio rispetto al normale, quindi se lasciamo all'uomo sbagliare veramente poco sicuramente tu fai un lavoro preciso, lo fai quando serve, cosa molto importante, e fai un prodotto eccezionale, quindi per quello che ci viene riconosciuto insomma. Si fa quando serve perché stai parlando dei sensori di vigoria. Certo, il sensore di vigoria fa capire al nostro amico viticoltore quando deve trattare o quando non deve trattare, mentre invece i sistemi di precisione fanno andare l'uomo molto molto più precisamente nel filare, non ci sono sbandamenti a destra o a sinistra, la precisione è centimetrica, 2 centimetri, quindi lavorare più velocemente e senza fare errori è sicuramente una cosa che all'operatore fa molto piacere. Grazie mille. Presidente Sandro Battini. Grazie a voi. E amici ascoltori, non perdetevi la prossima puntata di Agriinforma, perché resteremo qui in fiera per toccare con mano le numerose novità presentate da Industrias David. Buona domenica a tutti.